Gioco andrà in onda nero su bianco, settimanale di fatti accaduti nelle Marche. Grazie a... L'acquisto di un'auto va valutato attentamente. Importanti sono i servizi offerti prima e dopo l'acquisto. Fondamentale è affidarsi ad una struttura seria e competente. Concessionaria Frulla, da più di 40 anni nel settore dell'automotive. Storicamente con Fiat, ora anche con Lancia e Abarth. Nei suoi saloni di Senigallia, in via Botticelli, e di Iesi, in viale della Vittoria, Frulla garantisce la più completa affidabilità a beneficio di ogni automobilista. Frulla vi propone un'ampia serie di servizi, autovetture e veicoli commerciali, nuovo e usato, anche aziendali e chilometri zero. A completare il tutto, la possibilità di finanziamenti personalizzati, assicurazione furto incendio, estensione della garanzia. Frulla cura poi al meglio tutto l'aspetto post vendita, affidato a personale altamente specializzato, sempre aggiornato attraverso frequenti corsi professionali. Tutti i lavori di officina, ora anche preparatori Abarth. Cambio gomme, carrozzeria e linea revisioni per veicoli fino a 35 quintali. Con un parco mezzi adatto ad ogni situazione, Frulla è inoltre soccorso stradale leggero e pesante, con il servizio di depositeria giudiziaria. In caso di necessità, il numero 335-7767224 è attivo 24 ore su 24. Una passione di famiglia da più di 40 anni. A Giordano e Clara Frulla oggi si affiancano i figli Marta, responsabile commerciale, Marco, responsabile soccorso stradale e amministrativo, e Mauro, responsabile assistenza post vendita, insieme a tanti altri professionisti nei rispettivi settori. Una continuità che è ulteriore garanzia. Frulla, a Senigallia in via Botticelli 43 e a Iesi in viale della Vittoria 3. Concessionaria Fiat, Lancia, Abarth e Fiat Professional. Dal 1971. Passione in movimento. Il nostro più cordiale saluto, cari amici, bentrovati all'appuntamento della domenica con Nero su Bianco. I servizi in scaletta li vediamo subito insieme. Parleremo della giornata della legalità che ha coinvolto tante scuole nella nostra regione. Noi abbiamo seguito in particolare un'iniziativa a Loreto. E poi il maltempo di questo maggio, mai così piovoso, addirittura i bagnini chiedono lo stato di calamità. Parleremo poi delle api, c'è un allarme ambientale, non riescono più a trovare i fiori per la produzione del miele, ne abbiamo parlato con un apicoltore, ed infine andremo a vedere come si è svolta l'assemblea dei soci della Banca di Credito Cooperativo di Ostravetere con un interessante dibattito finale con noti imprenditori. Questi sono i servizi in scaletta. Iniziamo dal primo, dunque, come dicevamo tre giorni fa, il 23 maggio, anniversario della strage di Capaci, la giornata dedicata alla legalità, iniziative in tante scuole della nostra regione e, come anticipavamo, noi ne abbiamo seguita in particolare una a Loreto. Il servizio è di Elisa Barchiesi, appunto dal videogiornale del 23 maggio. Un musical cantato e recitato in cui le voci narranti si intrecciano con i fatti veri, quelli documentati dalla storia e con la musica. È lo spettacolo a cui hanno assistito i ragazzi delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado Lotto dell'Istituto Comprensivo Solari di Loreto per la giornata della legalità. Mi fu assegnato la tutela della personalità di Antonino Caponnetto, che resideva a Firenze, e con lui abbiamo cominciato a girare le scuole e quindi portare un messaggio di legalità nelle classi di questi ragazzi, girando per tutta l'Italia. Questo era il suo scopo e quello che si era prefisso e aveva giurato per i suoi figli Falcone e Borsellino. Un messaggio che è arrivato diretto ai ragazzi che in classe hanno studiato le pagine di questa storia ed hanno riflettuto su cosa vuol dire mafia e su cosa significa essere cittadini attivi. Abbiamo seguito le lezioni insieme, abbiamo letto a proposito sul libro che ci hanno dato e abbiamo visto i video sulla strage per come hanno sacrificato la loro vita per proteggere Caponnetto dalla mafia. Cittadino attivo nella società significa quando sei un cittadino che comunque
hai dei compiti, delle azioni che fai per la città. Credo sia molto importante parlare nelle scuole di questi argomenti per istruire gli alunni e i più piccoli a crescere in modo corretto e, diciamo, seguire la giustizia. Fare come hanno fatto persone come Borsellino, Falcone, e continuare, diciamo, a essere il miglior cittadino possibile. Ultimamente abbiamo parlato soprattutto di omertà e solidarietà, che sono due termini molto diversi che però molto spesso confondiamo, perché nascondere una cosa per vigliaccheria è molto diversa da proteggere una persona. Soprattutto sono diverse le motivazioni per cui si fanno queste cose. Un progetto reso possibile grazie alla Commissione Cittadinanza e Costituzione della Scuola. Con il vicepresidente Avis abbiamo assistito a questo spettacolo e abbiamo capito che forse era il mezzo migliore per far capire ai ragazzi cosa significa essere, diventare cittadini attivi. E questo mese di maggio ormai agli sgoccioli ha battuto tutti i record per quanto riguarda le precipitazioni. Dicono gli esperti che è stato uno dei più piovosi di sempre. La stagione non è partita, è completamente bloccata e i bagnini chiedono lo stato di calamità. Sentiamo Marta Vescovi dal videogiornale del 22 maggio. La stagione estiva di iniziare sembra non volerne sapere e tra le categorie che più stanno soffrendo questo quadro meteorologico c'è quella dei balneari. Alle prese con una situazione che soprattutto lungo la costa sud è di emergenza per i danni provocati dalle mareggiate e in generale difficile per le prospettive della Bolkestein, i cui effetti, con la messa a gara obbligatoria delle concessioni demaniali, sono stati solo rimandati di 15 anni e una tassazione pesantissima, gli operatori balneari ora devono fare i conti anche con il maltempo che non consente di preparare le spiagge in vista dell'estate. Abbiamo chiesto un incontro urgente al ministro Costa di inserire anche il settore balneare in quelle provvidenze che già c'è l'agricoltura, che già c'è l'industria, le aree di crisi, perché effettivamente noi col tempo, quindi riusciamo siamo un mese indietro, ecco, sostanzialmente tutti, dove non c'è problema di erosione, dove non c'è problema di mareggiate, perché c'è stato anche questo. Una richiesta motivata anche dal fatto che il comparto conta 1500 concessioni in tutta la regione e rappresenta il 17% del PIL marchigiano. Da qui il lavoro che viene portato avanti di concerto anche con la regione. Noi stiamo muovendo moltissimo sia col Consiglio regionale che con l'assessorato che ci sta ascoltando. Abbiamo bisogno di fare investimenti per inizio stagione, ma soprattutto in questo momento abbiamo bisogno che si intervenga, perché in una situazione di difficoltà stagionale così grossa la Regione prenda una posizione. Agricoltori, ambientalisti da tempo lanciano un grido di allarme. Le api, che sono fondamentali per il nostro ecosistema, non riescono più a trovare i fiori per la produzione del miele. Noi ne abbiamo parlato appunto con un apicoltore. Vediamo Elisa Barchiesi dal videogiornale del 23 maggio. In questo angolo di verde, immerso nel parco del Monte Conero, si trovano circa 100 arnie, dove hanno trovato ricovero una moltitudine di api tra i 6 e 7 milioni. Sono 5 anni che l'apicoltore Yuri D'Alessio si occupa di loro e produce miele, ma anche prodotti derivati come pollini, propoli, pappa reale, birra al miele, idromele e in futuro anche una linea cosmetica. E mai, come quest'anno, ha dovuto far fronte a diverse criticità legate soprattutto al tempo. A risentire maggiormente della stagione estremamente piovosa, il miele d'acacia. Sulla fioritura principale di un apicoltore, che è la più interessante per quanto riguarda l'acacia, la fioritura dell'acacia, che è una fioritura che dura dai 15-20 giorni massimo, ha piovuto, si può dire, anche più della metà di questi 20 giorni, quindi il raccolto è stato più che dimezzato. In generale il calo di produzione è stato stimato attorno al 50-60%, ma c'è anche un'altra questione che va ad incidere negativamente sulla salute delle api, l'uso dei pesticidi in agricoltura. Questi pesticidi sono una problematica per noi apicoltori
e di conseguenza per tutto quello che riguarda le conseguenze che può portare la moria delle api, perché interagisce, sono neocotinoidi che interagiscono sul sistema nervoso e quindi di conseguenza sul sistema muscolare, e l'apicoltore si trova con tutti gli sforzi che ha fatto durante la stagione, durante l'inverno, tutte le problematiche che ci sono, si va a ritrovare delle vere distese di api morte davanti alle casette. E adesso parliamo dell'annuale passaggio assembleare dei soci della Banca di Credito Cooperativo di Ostravetere, che quest'anno, assemblea che quest'anno si è tenuta ad Arcevia ed è stata conclusa da un interessante dibattito che ha coinvolto alcuni noti imprenditori. Noi c'eravamo ed abbiamo realizzato questo special. Un appuntamento annuale che per scelta può essere definito itinerante come segno concreto di vicinanza all'intera comunità insieme alla quale opera. Presso il Teatro Misa di Arcevia si è infatti svolta l'assemblea della Banca di Credito Cooperativo di Ostravetere, piccola ma solidissima realtà nell'ambito del panorama bancario marchigiano. Decisamente corposa come da consuetudine la partecipazione da parte dei soci per quello che in questa occasione era un passaggio ordinario, nel corso del quale è stato rinnovato il collegio sindacale ed approvato il bilancio 2018. Un bilancio decisamente positivo che ha ancora una volta evidenziato numeri eccellenti in tutti gli indicatori, i migliori registrati nelle Marche, come certificato in un recente esame da parte della capogruppo ICCREA, che alla BCC di Ostravetere ha assegnato un semaforo verde in classe A in virtù della positività di tutti i parametri. La banca in questo momento, con questo semaforo verde, ha piena autonomia come consiglio di amministrazione, come direzione, e quindi ha nel territorio molta libertà di agire. Frutto praticamente di un'attenta pianificazione già da anni, e siamo sempre in incremento come bilancio, come redditività. Questo ci fa estremamente piacere. Anche per il 2019 abbiamo previsioni ottime. Dopo la votazione, un bel momento è stato dedicato a Giuseppe Menghi, fino allo scorso anno presidente della BCC. È stato infatti premiato con una medaglia d'oro per i 25 anni di impegno nella banca, prima nella carica di vice e poi appunto di presidente. L'appuntamento si è concluso con una interessante tavola rotonda che ha visto protagonisti alcuni imprenditori, vere e proprie eccellenze del territorio nei rispettivi settori di competenza e che con la stessa banca da anni intrattengono rapporti. Il coraggio di innovare, imprenditori e territorio, il tema dell'incontro, introdotto dallo stesso presidente Claudio Carbini. Decisamente di rilievo anche le altre testimonianze, ad iniziare da Giovanni Fileni, presidente dell'omonimo gruppo leader nazionale nel settore avicolo, con un volume d'affari generato di 350 milioni e con circa 2.000 dipendenti. Sono nato figlio di contadini, ho incominciato questo lavoro, non pensavo che poi si arrivava a tanto, ma piano piano, con tanta buona volontà, poi abbiamo visto che la strada era percorribile e l'abbiamo seguita sempre finché ci ha portato ad essere la terza azienda di questo settore in Italia e la prima che fa prodotti biologici. Del suo progetto ARCA, Agricoltura per la rigenerazione controllata dell'ambiente, ha parlato Bruno Garbini, che lo ha lanciato nel 1992 con l'obiettivo di preservare la fertilità e la bellezza delle valli marchigiane, creando filiere sostenibili ed un'economia circolare. È un must proprio trovare delle forme innovative di fare agricoltura che diano più reddito e che soprattutto anche facciano nuovi servizi per la società, tipo quello della rigenerazione dell'ambiente, che oramai è ridotto al lumicino, e anche la gestione del territorio dal punto di vista idrogeologico è una minaccia che poi ne vediamo i risultati tutti i giorni. Altro noto imprenditore, Paolo Subissati, che insieme ai fratelli prosegue l'attività fondata nel 1963 dal padre Mario e che oggi, con un volume d'affari che supera i 20 milioni di euro, viene annoverata tra le realtà imprenditoriali più importanti nel settore della progettazione e realizzazione di piccole e grandi strutture in legno. L'azienda, pur essendo nel mercato delle costruzioni in legno abbastanza nuova, recente, perché comunque è un mercato che è nuovo,
ha sempre puntato fin dalla partenza alla qualità dei prodotti. E una volta raggiunto la qualità del prodotto ci siamo veramente allargati il mercato di orizzonte, che ci ha permesso veramente in breve tempo di diventare leader. Ma la caratteristica è stata proprio la qualità del prodotto che ci contraddistingue e che ha fatto fare il salto all'azienda. Un angolo di visuale particolare lo ha portato Diego Mingarelli, amministratore della Diasen SRL, che si occupa di prodotti e soluzioni ad alta tecnologia per l'isolamento e l'impermeabilizzazione nel settore edile e che ricopre inoltre la carica di presidente piccole imprese in Confindustria Marche e vicepresidente nazionale. Il nostro territorio, la nostra regione ha vissuto una profonda ristrutturazione bancaria. Gli imprenditori per crescere hanno bisogno di finanza e per finanziare quegli investimenti che sono strategici. In questa fase questo è stato un elemento di contesto di forte difficoltà, però facendo sistema anche con il sistema bancario si possono ritrovare presto le condizioni per tornare a crescere. Tanti e diversi punti di vista, insomma, per un confronto che ha portato al dibattito, analisi e spunti di riflessione di notevole spessore. D'altra parte, la BCC di Ostra Vetere ha spesso attirato per la sua attività l'attenzione dei media nazionali, tra i quali l'autorevole Milano Finanza, che in una recente indagine l'ha posizionata al primo posto nel centro Italia e settima a livello nazionale nella classifica delle banche creatori di valore. Abbiamo avuto a fine anno questo riconoscimento da parte di una rivista prestigiosa come Milano Finanza, ha sposato in pieno le nostre filosofie di creare valori nel territorio e questo dovuto grazie alla collaborazione di tutta la direzione e le maestranze che riescono ad avere un contatto tutti i giorni con la clientela e i soci che portano poi a avere questi risultati. Il ruolo della banca, come tutte le banche BCC, è un ruolo fondamentale perché è il lievito del territorio. La BCC raccoglie ed impiega all'interno dello stesso territorio, quindi rende il territorio sostenibile dal punto di vista finanziario e quindi permette alle imprese di finanziarsi, di crescere e quindi genera lavoro e quindi benessere per il territorio. Una banca del territorio dunque differente dalle banche tradizionali e che, grazie alla sua stessa natura cooperativistica, si può permettere di non guardare esclusivamente a rating e profitti, cercando invece di contribuire al sostegno di aziende, famiglie ed associazioni della propria comunità. E lo fa ormai da quasi 100 anni. E con questo servizio, cari amici, siamo giunti al termine dell'appuntamento di oggi con Nero su Bianco, il nostro approfondimento che tornerà come sempre domenica prossima. Allora mi non resta che ringraziarvi dell'attenzione ed augurarvi un buon proseguimento con i programmi di TV Centro Marche. Arrivederci. Nero su Bianco, in collaborazione con... L'energia ha oggi un cuore tutto marchigiano. Gold Energy, luce e gas, l'energia che ti conosce. Gold Energy ha sede a Senigallia. È un'azienda giovane e vigorosa, ma alle spalle ha l'esperienza di Golden Gas ed Eurogas, compagnie del settore con oltre 50 anni di attività. Con Gold Energy non avrai sorprese. Per una precisa scelta aziendale propone infatti offerte studiate su misura per ogni esigenza. Offerte trasparenti, ma soprattutto convenienti. Questa è la garanzia Gold Energy. Gold Energy viene direttamente a casa tua attraverso i suoi family manager, professionisti pronti a dare consigli, assistenza e proporre le migliori condizioni offerte dal mercato di luce e gas. Oppure puoi recarti direttamente a un Gold Energy Point, molto più che semplici punti informativi. Sono un vero e proprio presidio del territorio dove si consolida un rapporto con i clienti basato sul dialogo e l'ascolto. I Point Gold Energy sono un punto di riferimento tradizionale e al tempo stesso innovativo, a cui ciascun cliente può accedere facilmente in ogni fase del rapporto commerciale, dall'analisi preliminare dei fabbisogni all'assistenza post vendita, sempre col sorriso sulle labbra, con competenza e la necessaria tempestività. Oltre 50 Gold Energy Point in Italia, tanti anche nelle Marche. Visita il sito www.goldenergy.it e cerca il point più vicino alla tua casa o alla tua azienda. Troverai chi ti aiuta a capire la tua bolletta, le risposte ad ogni tua domanda su luce e gas, ma soprattutto l'offerta più bassa e trasparente tra quelle presenti sul mercato. C'entra il risparmio. Passa a Gold Energy. Gold Energy.
l'energia che ti conosce.